Buongiorno a tutti, una pillola sulla lettura musicale. Siamo nell'estensione di ottava sol sol, ormai le dinamiche sono tutte chiare e occorre fare un pochino di esercizio. Avremo una prima parte di ripasso degli intervalli, dei salti. Torna la tabella che abbiamo visto in passato con seconde, terze, quarte e quinte e si completerà delle varie situazioni da analizzare, quindi faremo un pochino di esercizio anche per distinguere gli intervalli in base alla distanza che l'occhio percepisce sul pentagramma e sempre con la discriminazione riga-spazio. Poi avremo qualche esercizio cantato e alla fine un momento interessante a due voci intercambiabili. Allora avremo un basso che fa la stessa melodia e vedremo come è possibile su quel basso costruire più melodie differenti. E l'invito a tutti voi è quella, ascoltando solo il basso, di riuscire anche a inventare nuove melodie da cantare o da suonare. Completando la conoscenza dell'ottava, approfondiamo ancora un paio di aspetti importanti. Una è la tabella che abbiamo già visto insieme, che è quella degli intervalli. Ricorderete che abbiamo fatto la distinzione tra seconda e terza e tra quarta e quinta, dicendo che è importante che l'occhio rifletta sulla posizione dei suoni rispetto alla riga e allo spazio. Quindi abbiamo la situazione in cui ci sono delle posizioni diverse, uno sulla riga e uno sullo spazio, oppure delle posizioni uguali. Quando i suoni sono vicini abbiamo le seconde, quando i suoni sono più lontani abbiamo le quarte, sempre parlando di riga e spazio. E poi troviamo la sesta e troviamo l'ottava. L'ottava è un salto importante, frequente, che occupa quasi tutto il pentagramma. Quando vediamo che i suoni sono dal lato opposto del pentagramma, possiamo immaginare che sia un'ottava. La decima è molto raro da incontrarsi cantando. Invece, quando abbiamo dei suoni uguali, tutti e due sulla riga, tutti e due sullo spazio, possiamo avere la settima, oppure proseguiamo giù la nona. E invece su questi due suoni di settima e di nona possiamo dire che sono abbastanza infrequenti. La nona piuttosto rara, la settima è un suono interessante che si trova abbastanza frequentemente, ma è più ampia della quinta, quindi difficilmente ci si confonde ed è distinguibilissima dall'ottava, perché appunto riguarda due suoni che sono o tutti e due sulla riga o tutti e due sullo spazio. Possiamo provare a dare una descrizione. Io scriverei qui salto, cioè quando all'occhio si vede che la differenza è ampia, e qui invece direi grande. Qualche gioco di discriminazione con i pallini. Do, re, mi, do, ti, la, sol, la, sol, do, re, do. Possiamo scrivere, no? Tenete, proseguite pure voi. Possiamo fare un lavoro per individuare l'intervallo, andate pure avanti voi. Ne vediamo un altro. Do, sol, ti, sol, la, sol, 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 la.
si incontrano esercizi di questo tipo, allora il consiglio qual è? È di considerare che abbiamo quattro sol lassù, cioè quattro suoni che si ripetono, e che invece in basso abbiamo una scala. Quindi, se consideriamo solo la parte bassa, do, ti, la, sol. Quindi, do, sol, ti, sol, la, sol, 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 la, ti, do. Con l'osservazione che qui abbiamo una quinta e poi l'intervallo man mano si amplia, sesta, settima, vedete spazio e spazio, e ottava. Due esercizi a una voce di lettura con la guida che potrete anche annullare per cantare da soli. Un bel canto nell'estensione sol sol. Vedete che l'inizio vede un suono solo prima della stanghetta, si dice un inizio in levare, e io cercherò con i miei fiati di mantenere questa situazione lasciando sempre alla fine di qualche misura il suono che comincia la frase successiva. Sol, do, mi, re, do, re, sol, sol, re, fa, mi, re, mi, sol, 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 fa, mi, fa, sol, sol, re, fa, mi, re, do. Pronti via. Do, do, re, sol, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, ti, do, la, sol, la, ti, la, sol, mi, fa, re. Re, mi, fa, sol, do, re, ti, do. Il gioco delle melodie intercambiabili su un basso molto semplice per grado congiunto. Il suo nome tecnico è ground e su questo procedimento è nata un sacco di musica antica e anche moderna, la possibilità di inventare delle differenti melodie. Noi ve ne proponiamo due, ma la sfida è quella di lasciare correre la fantasia e ascoltando questo basso, voi inventare una melodia magari ancora più lunga. Sol, 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 fa, mi, re, do, do, re. Mi, fa, sol, mi, fa, mi, re, do. Do, do, mi, re, sol, fa, mi, re, mi. Do, re, mi, fa, fa, mi, re, do. Do, ti, la, sol. Do, ti, la, sol, la, ti, do. Sol, sol, Do, sol, fa, mi, re, ti, do, la, re. sol. Do, Mi, ti, fa, la, sol, sol, mi, la, fa, mi, re, ti, do. Do, Do, mi, re, ti, sol, fa, mi, la, re, mi. sol. Do, Do, re, mi, ti, la, fa, fa, sol, mi, la, ti, re, do. Sol, 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 fa, mi, re, do, re. Mi,
mi fa sol, mi fa mi re do, do do mi re sol, fa mi re mi, do re mi fa, fa mi re do, do ti la sol. Do ti la sol la ti do sol 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 fa mi re do do re mi mi fa sol mi fa mi re do do ti sol fa mi la re sol. mi Do re ti mi la fa sol mi la ti re do. do. Siamo arrivati alla conclusione di questa pillola interamente basata sulla lettura musicale. A una voce abbiamo ripreso gli intervalli, abbiamo considerato gli intervalli nell'estensione di ottava, abbiamo praticato un po' con la lettura dei pallini e finalmente qualche lettura completa nell'estensione e poi un semplice ma importante gioco di abbinamento di melodie con la sfida nell'inventarne ancora altre. Grazie, alla prossima!